Posso, passando le tecniche che si eseguono avanzando, innanzitutto vediamo come si fa la posizione. La posizione si chiama Zenko Tsudachi ed è questa. La gamba dietro è tesa, la gamba davanti è piegata sul ginocchio. Il ginocchio deve essere abbastanza piegato perché io, stando eretto, non veda la punta del mio piede. Se mi alzo la vedo, se schiaccio non la vedo più. La larghezza è quella delle spalle, la lunghezza è doppia rispetto a quella delle spalle. Frontalmente si vede così. È importante che il piede che si trova davanti sia leggermente orientato verso l'interno. Nell'eseguire lo spostamento, in qualunque delle tecniche che usano questa posizione, io devo avvicinare il ginocchio della gamba dietro a quello della gamba davanti e poi allargare fino a ritrovare la larghezza delle spalle e il mio piede sarà ancora orientato verso l'interno. Uno, due. Ora, vediamo quindi la prima tecnica. Avanzando sinistra, Gedan Barai, carico la mano sinistra sulla spalla destra e scendo nella posizione di Zenko Tsudachi, eseguendo Gedan Barai. Questa è la posizione di partenza, sempre. A questo punto eseguo due volte, all'esame sono cinque, qui la stanza non mi consente di farlo più di due volte. Il pugno Oizuki. Ichi. Ni. Come vedete, una mano, come sempre, un pugno, come sempre, viene steso, l'altro invece viene in ikite al fianco, contemporaneamente. Quando uno arriva, l'altro anche arriva. Devo stare molto attento a non alzarmi. Per non alzarsi è sufficiente non stendere la gamba. Se il ginocchio rimane piegato, io non mi alzo. Se invece il ginocchio si alza, si distende, io mi alzo e il movimento è scorretto. All'inizio può succedere, è normale, che siccome il movimento delle gambe fa una mezzaluna, un semicerchio, e il principiante faccia lo stesso semicerchio col pugno. Può capitare questo, anzi, quasi sempre all'inizio succede questo. Pian piano ci si abitua invece a eseguire con il pugno un movimento lineare, anche se i piedi eseguono un movimento circolare.